È lunedì e questo vlog inizia da qui. Lunedì pomeriggio, sono le 17 dell'ora della merendina e io sto facendo merenda con una pesca, semplice semplice. Quando ogni tanto mi chiedete ma cosa mangi? Io mi direi di sbirciare nei vlog perché ogni tanto, ecco, me l'ho detto brutto, mi direi di sbirciare nei vlog perché ogni tanto vi faccio vedere qualcosa che mangio. Dunque, sono appena le 17 ed io già non vedo l'ora di andare a dormire perché oggi è stata una giornatina davvero niente male. Come al solito, quando io parlo, o passo una macchina, o spostano un mobile, o grida qualcuno, o abbaia un cane, è sempre così. Ormai ci avete fatto l'abitudine, vivete nel caos anche voi insieme a me. Dicevo, è stata una giornatina niente, niente male. Sono uscita dalle 8, sono tornata alle 3, e tra poco devo uscire di nuovo. Ho approfittato. Oh, grazie. Ho approfittato di questo. Orette che ho per stare a casa per fare le riprese alle agende che ho fatto, così ve le posso far vedere. E adesso niente, faccio la merenda e vado a farmi una doccia perché fa un caldo pazzesco ancora oggi e essendo stata fuori tutto il giorno ho bisogno di andarmi a fare una doccia. Noi ci vediamo dopo. Buongiorno, con uno dei miei ormai soliti e consueti voli pindarici ci ritroviamo dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina. Sono qui, sono le 7:45 e la mia giornata sta per iniziare. Sono praticamente solo col viso lavato perché voglio fare questa cosa insieme a voi, che è una cosa ufficiale. E posso ufficialmente oggi prendere questa che è la mia agenda dell'anno scorso, la conservo, è simbolico, poi la vado a mettere sullo scaffale perché possiamo finalmente iniziare ad usare la nuova mia agenda. Finalmente è pronta, finalmente, in realtà l'ho già iniziata ad usare da lunedì, però sto facendo, diciamo, questa cosa simbolica insieme a voi, sperando che da questo momento si possa iniziare. Non dico ad essere più sereni perché no, non è possibile, ma si possa iniziare, ricominciare a fare le cose. Non con la stessa frequenza di prima, non nella stessa modalità, ma la vita cambia e si evolve per tutti. E devo cercare di adeguarmi in questa ennesima nuova situazione. Quindi, speriamo bene, incrociamo le dita. Questa è la nuova mia agenda, non farò il video a parte dedicato qui su YouTube, adesso mi sistemo, mi sveglio ancora meglio di quello che sono perché non lasciatemi ingannare, sto ancora dormendo, seppur si è sveglia dalle 6:30 e poi dopo vi faccio vedere al volo l'interno e vi faccio vedere com'è questa nuova mia agenda.
Sono le 11, io sono pronta per uscire. Sembra che stia per partire, ma in realtà sto per andare da mia madre. No, prima vado a pagare il telefono. Bollette da pagare. Ogni giorno c'è una bolletta da pagare, dopodiché scendo da mia madre e resto lì fino al primo pomeriggio. E promesso, promesso. Preparo i testi per il video aggiornamento dieta lì da mia madre. Il che vuol dire che probabilmente il video aggiornamento dieta lo avrete già visto quando uscirà questo vlog, ma sapete che allora saprete che vi ho fatto una promessa e l'ho mantenuta. Speriamo. Vabbè, adesso scappo perché altrimenti mi si sfasa tutta la giornata. Ammazza che luce così, no, mi giro di qua. Scappo perché altrimenti mi si sfasa tutta la giornata. Noi ci vediamo dopo. Buongiorno, è giovedì mattina, voi non fate caso a questo cespuglio che ho in testa, ma sto registrando un video, poi lo vedrete nei prossimi giorni, perché sto cercando di portarmi avanti, so che nei prossimi giorni non potrò fare tanti video, quindi sto cercando di farli prima, per la prima volta da quando ho questo canale, cerco di fare prima per non lasciarvi senza. Quindi sono sveglia dalle 6:30, ho già fatto una parte del video, adesso non sono nemmeno le 8, mi sto mettendo al computer perché voglio caricare, in realtà le ho già caricate, ma voglio finire di caricare le agende sul sito e poi continuerò a registrare il video dopo, devo andare da mamma. Quindi devo fare in fretta. Tra l'altro sono qui con la mia agenda e ho da segnare delle cose, quindi prima faccio questo. Poi mi metto al PC, noi ci vediamo dopo. È sabato sera e tutto quello che avete visto durante questo vlog potete prendere e cestinarlo perché tutti i buoni propositi, tutta la voglia di fare, la speranza di poter fare le cose con più calma sono andate a farsi friggere perché le cose sono ulteriormente cambiate da ieri. Si prospetta una mia assenza. Durante la prossima settimana dovrò partire e assentarmi non so per quanto tempo. E quindi niente, siamo di nuovo qui bloccati. Rido per non piangere. E fidatevi che ci sarebbe tanto da piangere. Però niente, prossima settimana mi dovrò assentare. Credo che mi assenterò forse per, boh, non lo so, non so per quanto tempo. E quindi sono senza parole, però senza parole, ma decoccio. Infatti, ho appena caricato un video che vedrete nella prossima settimana. Nella prossima settimana, da quando? Beh, cioè, allora, voi vedrete questo video questo lunedì. Io partirò già dopo un paio di giorni. Non so se riesco a farvi un altro vlog nei 2 giorni che resterò qui e ve lo carico durante la settimana, non lo so. Dopodiché, nell'altra settimana vedrete un altro video che ho già caricato, ho finito di caricarlo poco fa, è già programmato e quindi potrete vederlo. Boh, si prospetta che non ci sarò neppure per il mio compleanno, trascorrerò il compleanno molto probabilmente da sola, ma non importa. L'importante è che quando torno le cose si sono un po' aggiustate, si spera. Un giorno parleremo. Niente, vabbè, ci sarà comunque più in là il video dei regali di compleanno perché sono già tutti arrivati e quindi ho da farveli vedere anche se questo compleanno non si festeggerà. Io adesso mi vado a preparare perché sabato sera vado a mangiarmi una pizza con Francesco, anche perché sono gli ultimi 2 giorni che stiamo insieme, poi non so quando potrò rivederlo e quindi boh, niente, questo. Non vi preoccupate, mandatemi solo sotto se vi va tanti tanti quadrifogli e tanti tanti cuoricini, così mi fate capire che non parto letteralmente da sola. Se volete, continuate a seguirmi, tenetemi d'occhio. Tenete d'occhio.
tenete d'occhio, boh, che TikTok, I'm Scarlett, magari lì, se mi ritrovo proprio da sola qualche sera, magari facciamo una diretta e ci vediamo, non lo so, non lo so, o magari cerco di fare qualche pezzetto di video, non lo so, no, 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 è tutto in venire, vediamo, vediamo. Niente, questo vlog lo chiudiamo adesso, così io domani lo posso editare e caricare. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Forse è la prima volta che mi vedete vestita di bianco, vero? Speriamo porti bene. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video. È tutto, se vi va. Senza strozzarci, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!